siamo con Suor Maria Fabiana. Maria Fabiana. Le faccio la stessa domanda. Quanti anni sono che sta qui nel monastero di San Fabiano? Sono 59 anni. 59 anni, mamma mia. Da 55. 55. Dal 55. Avevo 13 anni e mezzo. 13 anni. Quindi dopo un po' di anni, Papa Giovanni XXIII, che hanno canonizzato pochi giorni fa, aprì il Concilio Vaticano II. Lei si ricorda più o meno come ha vissuto quei momenti? Era giovane? Sì. Sì, sì. Quando lui ha parlato di aggiornamento, quando ha parlato del rinnovamento della Chiesa, insomma, per una ragazza di quel tempo doveva essere una cosa molto importante. Sì, sì. Perché poi ha fatto tante belle riforme con la messa in italiano, e quindi è stata una bellissima cosa. E poi, insomma, è andata a fondo anche nella vita religiosa, tutte queste cose così. Le faccio la stessa domanda. Il momento più bello della giornata per voi monache, per lei, come lo vive questo momento? La mattina nella Santa Messa, poi durante il giorno anche al lavoro, perché si deve fare sempre tutto, diciamo, secondo la nostra disponibilità ai doveri e all'obbedienza. E poi il nostro lavoro che dobbiamo fare ogni giorno. E quindi anche quello è una cosa bellissima, insomma, si fa sempre per amor di Dio. Certe volte magari pesa pure un po'. Vorrei parlare un attimo di questa questione dell'obbedienza, anche se voi siete poche, però immagino negli anni 60 eravate anche una ventina, una quindicina sicuramente. Sì, sì, quindi sono venuta tanti. Io sì. 22. Eravamo parecchio, sì. L'obbedienza non è una cosa facile, forse un tempo lo era un po' di più, oggi è una cosa molto difficile anche le è capitato mai qualche volta di dover obbedire a una cosa che proprio non voleva fare? Qualche volta sì. È molto portata al lavoro, prima la preghiera e poi il lavoro. Beh, certo, anche questo fa parte del cioè il lavoro fa parte della preghiera. Certo. Per me è così. Certo. Però la preghiera. Sì, sì, prima la preghiera, sì. Però a un certo punto io sopportata per il lavoro, però mi costa pure a lavorare, mica perché non mi costa, però sono portata, insomma, anche per il lavoro. Però il lavoro mi santifica lo stesso, cioè mi aiuta molto spiritualmente, mi aiuta. Certo. Mi aiuta molto, sì, sì. Quindi preferisce lavorare, però mentre lavora diciamo che prega, certo, anche prega, però può capitare qualche volta che pensa ad altre cose, per esempio. Certe volte penso, ma chi me lo fa fare tutto questo? Lascio perdere tutti. Perché magari lei può pure pensare, noi adesso stiamo lavorando, portiamo avanti il monastero, però siamo quattro, magari abbiamo già una certa età, magari stiamo facendo questa cosa e non lo lasciamo a nessuno. Certe volte viene questo dubbio, questo pensiero viene, sì, è vero. Però diciamo... Però poi c'è la volontà che porta avanti. Di andare avanti, sì. Le faccio la stessa domanda. Secondo lei, perché oggi, che ho fatto alle altre religiose, perché oggi una ragazza dovrebbe scegliere o potrebbe scegliere una vita come questa? Che cosa può dare una vita come questa? Può dare tutto. Perché facendo la volontà di Dio, consacrandosi a Gesù e facendo tutto quello che si deve fare tutti i giorni, può salvare tanti anime anche nel monastero. Senta, noi stamattina partecipando alla messa abbiamo visto che voi stavate al di là della grata, no? E, sì. E noi laici stavamo al di qua. Questa separazione anche fisica con il mondo, no? Fa sembrare quasi, come hanno scritto anche molti padri nell'antichità, molti padri della Chiesa, che il cosiddetto disprezzo del mondo, no? C'è ancora questa idea, cioè il mondo, secondo lei, il mondo è tutto questo male e quindi voi vi siete in qualche modo preservati da questo male nel mondo oppure vi ci sentite anche coinvolte con il mondo? Beh, questo
Siamo del mondo e non siamo del mondo, quindi però noi dobbiamo pregare per loro, perché sono povere anime che non capiscono, non hanno capito il valore della consacrazione a Dio e poi anche di tutto questo male che c'è oggi, diciamo, famiglie separate, famiglie unite così, e i bambini che soffrono, i figli. E quindi è tutta una cosa, diciamo, che coinvolge, che non è volere di Dio questo, insomma. Cioè, manca Dio. Manca Dio, manca tutto, perché manca tutto. Poi non c'è la riflessione, prima invece si rifletteva di più. Quindi la vocazione è nata pure su questo punto, perché si rifletteva di più, poi si pregava di più. E quindi la voce di Dio si faceva sentire anche nel nostro cuore, perché la voce di Dio è una cosa molto sottilissima, molto fine, la voce di Dio. Non si fa sentire in mezzo a tanto chiasso nel mondo, tutte queste ballerine, queste cose che ci sono. Sì, sono anche cose buone per ricreare, per fare. Però quando c'è tutto questo frastuono, non si riflette, quindi una giovane oggigiorno non riflette a tante cose belle che ci sono in Dio, e quindi si danno alle sbarazzine, si danno così. Senta, le vorrei fare questa domanda: vi è mai capitato in questi anni di monastero, magari vedendo anche i parenti che hanno avuto i figli, che hanno avuto poi addirittura i nipoti, eccetera, vi è mai capitato di pensare, ma se io avessi fatto quella scelta lì, magari adesso ci avrei avuto un marito, dei figli, una casa mia? Non è mai venuta in mente una cosa del questo genere? No. Loro, molto convinta. Sì, loro hanno fatto la loro scelta. Qualche volta mi hanno dato un po' fastidio, perché mi dicevano sempre, ma chi te lo fa, mamma? Perché ti fai suora? No, così anche mia mamma. Mio papà. Quanti figli eravate voi? Eravamo 4 e 2 gemelline morte. Quindi eravamo 6. Però le gemelline sono morte subito dopo il parto. Dopo, sì, erano di 6 mesi, però sono morte una la notte, una la mattina, quindi sono morte subito. Lei pure era di qua dei dintorni? No, io sono provincia di Frosinone, Arpino. Ah, Frosinone. Arpino, sì. Sora, Arpino, Carnello. Sì. Carnello. Quindi loro, insomma, mi hanno un po' stoccanato i primi tempi, anche i genitori, però mi dicevano che andavano in America, perfino questo. Dico va bene, voi andate in America, ma io ormai ho scelto la mia vita, sto qui, voi andate in America, io mi sto qui perché ho trovato Dio, ho trovato tutto. E non ha mai avuto un po' di mancanza dell'affetto della famiglia? Non ha mai avuto un po' di sì, rimpianto? Sì, questo senz'altro, che insomma ci si pensa, ci ho pensato, tutto. Però diciamo il Signore mi ha sempre aiutato in questi momenti, sempre andare avanti. Ecco. E quando per esempio c'è stato qualche lutto in famiglia e voi... Mio papà è morto a 51 anni e sono andata. Madre Badessa mi ha mandato, sono stata a 15-20 giorni. Poi mia mamma pure è morta 3 anni fa e quindi sono andata lo stesso ai funerali, insomma l'ho vista tutto. Sì. E quindi un po'... Poi ogni tanto, qualche volta quando sono state operate, perché erano operazioni un po' delicate, chi tumore, chi fa, pure sono andata. Sì. Sì. E loro come l'hanno accolta? Come vi hanno accolto quando siete tornate dopo tanto tempo? Certo, hanno fatto festa. Hanno fatto festa. Sì, sì, sempre. Poi anche loro sono molto affezionate, vero Madre Badessa? Vengono ogni tanto le sorelle. Vengono, sì. Sì. Ah, molto unita. Sì, sì, molto unita. Sì, anche i nipoti, pronipoti, adesso ho 5-6 pronipoti, quindi... E che faccia fanno quando vedono, diciamo, una zia vestita da monaca, le prime volte che come hanno reagito, diciamo, si sono... i bambini, quelli piccolini, sì, pronipoti, un pochettino, come fanno tutti i bambini, però sì. Dopo piano piano cominciano a sorridere, cominciano a scherzare, insomma sono bravi. Quindi diciamo noi potremmo lasciare ai nostri telespettatori questo messaggio, che la vita diciamo nel chiostro, nel monastero, è una vita molto impegnativa, perché non è facile, sì, sicuramente,
però è una vita che può dare anche tanta gioia, che può dare Certo, anche certo. questo, favorire questo dialogo. Mi è piaciuta molto la cosa che ha detto l'abbadessa prima. Un conto è parlare di Dio, io parlo spesso di Dio perché insegno religione, ma parlare con Dio è diverso. Certo. E è una cosa che si deve, diciamo, che non è facile, è un dialogo Certo. non facile perché lei ha detto poco fa, che, come dice la Bibbia, questo Dio fa sentire la sua voce come un vento leggero. Si capisce o non si capisce, bisogna saperlo ben intuire dentro, bisogna Io mi scalfire. ricordo da piccolina quando andavo a messa, no? Che il sacerdote, mi ricordo solo questo, poi alla messa era in latino, non si capiva quasi niente. Però mi ricordo questo quando all'omelia che predicava. E una volta dice, il seme tante volte cade sulle spine, poi cade Dice il dove? Vangelo, no? In Vangelo, no? E questo me lo ricordo bene. Dice, in un'anima può cadere, insomma, nella terra fertile e lì il Signore produce molti frutti. Questo me lo ricordo sempre.